carattere in oh, iniziato. Ciao! Ciao! Ciao, siamo tantissimi oggi. Tipo... Oggi siamo con... Facciamo un bel giro di presentazioni. Partendo dall'alto, vai! Dall'alto? Quindi sì, io. Te. No, Berro, te. Ah, no, scusa. Ah, sono io? Sì, sono in ordine alfabetico? Berro. No, ma su Discord. Sei quello. Ma io sono in Discord aperto. Vabbè, apriamo. Ah, raga, che dramma. Dai, Berro, dai, ciao, vai. Presentati! Ciao, ragazzi, sono Berro, suono il basso nei Volturian, datemi l'amore. Sì, fa anche lo streamer, però sì, vabbè, a quanto pare non gliene frega un cazzo, sapevo, di questa quindi parte. Se non lo sa Kokeshi, non lo sanno neanche gli altri. Okay, okay, ok, poi, poi. Vai, ciao, io sono Bertra. Ok, poi ciao Kokeshi, saluta. Ciao, sono Kokeshi. Buonasera. Ciao, sono Axel, ma sono mutato in questo momento. Ah, sono daltonico. Ah, non vedo i colori, lol. Ok, poi Nova. Sono dall'altra parte della stanza, arrivo. Madonna, ragazzi, vedete che sta cosa è drastica. Porca troia, raga. Poi. Ciao, sono Rage, ho bisogno di soldi, passate a darmi i soldi. Ok, okay. Ciao, io sono Totta, e basta. Perfetto, è finito il giro di presentazione. Totta e basta? Totta e basta, sì, ho una carriera da trapper. Ma non sei proprio bassa, cioè non sei un Vatusso, cazzo, però. No? Ah, è bassa? No, Totta, chi non è, bassa? È bassissima, no? Ah, vedi, è Totta e bassa, capito? Non ho detto che ho detto il contrario di bassa. Okay. Scusate, non avevo capito. Allora, guarda, veramente Totta sarà merda. Vabbè, si apre, si inizia. Axel si sta mettendo le dita nel culo. Stiamo aspettando Axel, che non si sa cosa ha fatto, ma volete che lo chiamo? Gli mando l'ambulanza a casa? No, gli sto scrivendo. Cose da mettere sopra la pizza. No, ma sembra in cantina, sì, è vero. È una cosa da mettere sopra la pizza. Già so cosa stareste rispondendo tutti, quasi. Sborra? No. Sborra. Quindi niente, ora siamo tutti qui ad aspettare. Ad aspettare chi? Wow. Possiamo Axel. Fare un canto per Axel? Axel, per favore. Ah no, aspetta, manca qualcun altro? No, siamo in 6 su 7. Poi alle 22. Ah, giusto, tu non sai. Alle 22. Se ne va dal cazzo Nova. E invece ci raggiungono Kudumu. Ma perché e... Kudumu? Kodo? Fatti i cazzi tuoi. Kudumu. Scusa. E Mumuruld. Ah, ok. Ci sono. Ok. E, ci ah, sono. Sì, sappi che invece che Kunuya ha detto: sì, ci sono per Among Us. No, beh, facciamo nomi così città. No, vi piscio, coglioni. Ha detto così testuali. Ha fatto bene. Ha fatto assolutamente bene. Beh, è andato a fare in culo tutti. Tipico momento. È lo stesso ragionamento. Un aggiornamento. Axel, ti metto le mani nel culo. Axel, ma tutte non dire due? Cose che potrebbero eccitarlo, per favore. Intanto non mi sente, si sta solo perdendo delle cose. Ma che fine ha fatto? Ora lo chiamo. Vai, dovrebbero mettere i POC su Discord come su TeamSpeak. No, io stavo dicendo una cosa ben diversa. Hey, wake up. Oh, si è svegliato. Ah, si sei wake upato? Axel. Axel. Ti stavo aspettando. Scusate, io stavo a tirare. Stavo giocando. Vabbè, dai, c'è il link. Entra in bocca, Fratom. Vado a stare link. Madonna. Ah, intendi quello di Elon Musk? Sì. Cioè, comunque, allora io non voglio sempre offendere nessuno, perché vabbè, ma posso anche offendervi, non ne fotte un cazzo. Però a volte, quando la gente dice dove sta il link, no? Dentro Discord, non avendo altre cose. Cioè, dove vuoi che te l'abbiamo messo? Oh, Berro, ti giuro che se potessi ti prenderei per strada. Ma chi è che è uscito dalla partita? Io! Sembra cazzo, non lo so. Sai, tipo, mia mamma che a volte dice, Max, non c'è più Google. Ci penso io, tua mamma. L'azienda americana ha chiuso i battenti per sempre. Come cambio il mio nome? E in alto a destra fai l'accesso e poi a destra c'è la rotellina. Ma che palle! Ha smesso di parlare. Che palle! Buale. Ferro bro. Ragazzi, non si può neanche più dire palle. Grazie, ecco, bravo Fra, sei riuscito a registrare la traccia audio, vi voglio bene, ragazzi. Chi è che è uscito il reggiseno? Comunque io ti ho mandato tre tracce audio, tu non è che mi hai ignorato, mi hai proprio ignorato. Che è molto diverso da ignorare, vero? Ah, tu non me l'hai chiesta, io ce l'ho ancora là. Sì, ma poi le chiederò a tutti. Ragazzi, scusate, sto dando due esami a settimana. Sono sul verge di un mental breakdown ogni giorno della mia vita. Domani ho un esame.
Anch'io. Se sparisco come collaboratore, era per dire, vabbè, Tot, non è che io non ce l'abbia, è che non me l'avevi chiesto, ma non è che devi per forza chiedere sto se non sono strozzata e merda, cioè. No, no, ma adesso no. Poi chiederò tutto. Ragazzi, possiamo entrare tutti in questo cazzo di gioco? Io entro in base. Beh, registra lo schermo. Oh, iniziate, registrate l'audio, Fanno partire tutto, vi odio tutti. Oh merda, è già iniziato così. Ok, ok. Oh, minchia, non ho messo la scena, non vedo un cazzo. Ok, salve. Allora, ciao, grazie. Bella e forza Roma, come sempre. Oddio, ok. Ah, è già il momento del tryharding, raga. Di brutto, sì, poi le io sto impazzendo. Ora sei nel momento di tryharding. Appena finisce questo round, sposto le cam. Allora, Madonna, Dio. Sport, il basket. No, come il basket? Il Dennis. Il basket, è bellissimo. Il diro a segno, non mi viene in mente. 10. 9, oh, cavolo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ti giuro, non mi veniva. Sì, ma il tempo non basta, porco di. È troppo poco tempo. È troppo poco. Sì, è decisamente troppo poco tempo. Ma raga, raga, fermi. Qui non c'è amici. Il tempo. Il primo che finisce conta da 10 a 0 e si finisce. Vabbè, perché sono amici. Perché mi rendi sul palco. Ma perché? Perché sono cattivo, perché sto voglio. Vabbè, voglio... io ho scritto tutto. Ma, ma così non c'è più. Non sono tutte le risposte di tutti, è brutto. È così. Vabbè, Beppe, sei un coglione, poi la cambiamo. Andate a fare in culo, testa di cazzo. Non capito manca differenza, comunque vabbè. Stare tutti sul cazzo, va bene? Che cazzo di nome è Demistocle? Vaffanculo, no. Allora. Vai a cagare. Domizio. Il mio nome si chiama Demistocle. Stai perdendo una generazione. Che cazzo dici? Ma chi è Demistocle? Esiste! Ma non è vero. Grazie, Sara. Sì. Adesso controlliamo. Ma vai a cagare, va. Danzatrice. È un bellissimo lavoro la danzatrice. Io volevo scrivere Danzante. È un nome orientale. Ma vai a cagare, no, va. Un nome orientale. Demistocle. Sì. Beh, merda, in realtà no. No, Temistole. In realtà no. Stavo anche per dare ragione, ma Google mi ha baitato. Andiamo avanti. Allora, professione. Temistocle, il demiurgo, c'è Demistocle. Allora, professione abbiamo dentista, dottore, un altro dentista, danzatrice, deontologo e droghiere. Wow, io l'unica che non ce l'ha fatta. Ma scusa, deontologo è uno che pratica la deontologia. Esiste, esiste come pratica. Tipo un filosofo, che non so se è un mestiere, no? Però... fa della deontologia. Esiste il deontologo. Se esiste la deontologia, per forza deve uscire il deontologo. Sì, però è strano come mestiere. Sport abbiamo visto. Se è un mestiere. È una professione, infatti, non un mestiere. Ah, il driathlon. Il famoso driathlon. Il famosissimo driathlon, ragazzi. Wow, che bello driathlon. Downhill. Danza, ok. D++. D++, no. Ti passerò il D++, no. Mi dispiace. Diving. In inglese, No, c'è scritto sport italiani. In realtà diving è considerato uno sport, quindi... Avresti dovuto scrivere duffi piuttosto. Duffi? I famosi duffi, come famoso driathlon. Ma scusate un attimo, diving non va bene, mentre downhill, che comunque in inglese sì, non va bene, scusa. Perché downhill non ha la controparte italiana. Lo dici tu. Io non so neanche cosa cazzo sia il downhill, quindi boh. Mi dispiace. Giù per la collina. Giù per il tubo. Pokémon Duckflack. Famosissimo, ragazzi, perché mi mettete la X? Lo conosco, è vero. La papera blu, esattamente. Sì, sì. Duckflack. Bellissimo Duckflack. E invece Donaton, raccontami di più. È amico del Donaton. No, ragazzi, fermi un secondo. Donaton era un Pokémon che è stato messo in collaborazione speciale per
Con deve super cazzolare ogni singola risposta, ma che incredibile, eh? È un po' come edizione limitata, ragazzi. State sì, hai ragione. Disprezzando una generazione limitata. No, vabbè, no, ma non mi permetterei mai. Contro, non mi permetterei mai, assolutamente. Io sto votando contro di te, in realtà. Okay, cosa da mettere sopra la pizza? Dado. Datterini. Dado Star. Ah, Dado Star. Bertra sta facendo un placement nel mentre, perché ha deciso di significare la marca, ok? Certo. Paga... chi è che mi ha tolto il punto? Sei tu. Ma io te lo tolgo, dai! Cos'è il dentifricio? Il dentifricio. Allora, dove sei dentifricio? Il dentifricio è quello che si mette dentro. Ma perché Gogeshi gli ha tolto Dado? C'è anche la versione omosessuale, però non la diciamo. Io voglio mettere il Dado Star sulla pizza. Tu c'hai bisogno di un TSO se fai sta roba. Il dentifricio, quello al limone, super buono. Bene, puoi metterlo sulla pizza. Il dentifricio al limone, sì, è il mio preferito. No, il dentifricio al limone. Completamente pazzo. Ah no, raga, il dentifricio al limone è quello che davano insieme a Donaton alla fiera. Al Triathlon. Sì, sì, col Pokémon. Ma per caso si ricollega anche alla Danatra sotto? Sì, siamo le macchinari, va bene, c'è nel senso. La Danatra. Boh, io posso dire, la Danatra gliela do giusta. Me la merita. Grazie. Prego, ma te la meriti. Dopo che non ti ho risposto alla foto. Debole. Hai ragione, toglielo subito. Togli sto punto. Togli subito. No, io la lascio. No, Bertra, scusate, io vado subito sopra a togliere il check da Dado Star di Bertra per la pizza, perché l'ha rimesso anche in cibo. Anche Rage l'ha messo dattero e ha rimesso dattero, cosa vuoi? Sì, ma perché no, Rage ha detto datteri sulla pizza, dattero come cibo. Allora dovevo scrivere Dado Star e Dadi Star? Esatto. No, sì, ragazzi, ma cose che abbiano senso, minchia. Cosa merda, scrivo un dinosauro sulla pizza? Chi mi fermerà? Beh, boh, chi ti ferma di carne. Base? Secondo me lo puoi penso mettere su una pizza. Penso che una meteora ti possa fermare in quel caso. Comunque sì, dicono dalle mie chat che la domanda in effetti è se puoi metterlo sulla pizza. Non dice che debba pure essere una mossa intelligente. Quindi... Ma un dinosauro a prescindere non ce lo puoi mettere sulla pizza. Perché? No, magari è un cucciolo di dinosauro. Allora, magari hai una pizza gigantesca e un dinosauro molto piccolo. Questo esatto. è perché hai una mentalità un chiusa. Un feto dinosauro. Ci puoi mettere una tartaruga che è effettivamente un dinosauro. È un piccolo dinosauro. Allora, tartaruga. Ragazzi, cose... posso dimmi. Chiamare il VAR? Cosa? Chiamo il VAR. Madonna, avevo capito ho cercato posso chiamare internet. Il VAR. No, ho cercato su internet e c'è veramente. Cosa? Guarda. Cosa? Il dentifricio. Ottimo. Il dentifricio. Cosa c'è, Nova? Dici. Ma non è col dentri, però, capisci? Il dentifricio non esiste, Nova. Superala. Vabbè, se memavi di meno te la davamo buona, mi dispiace. Cose che può dire a letto. Dai cazzo. Pallido. Diamine che bello. Diamine. Ah, voi non vi è mai capitato di dire di essere così tanto nel momento a dire diamine. Che bello. Una volta ho detto corbezzoli. Io spero di vivere abbastanza da far emozionare così tanto una donna da farle dire diamine che bello. Rage. Rage. Come fai a sapere quello che dice a mio padre? No. Rage. Cosa? Che c'è? Pain. Mi ricordo quando ci fu Pain è quello che provi dopo. Anche durante. Boh, non posso mettere la X, sinceramente. No, è giusto. Giusto. Cosa ho letto. È vero. Ho messo la X, è solo un vergognoso. Creator, abbiamo Dad on the Road, abbiamo Dexter, abbiamo Dario Moccia e abbiamo Dario Moccia di nuovo. Però senza le maiuscole. E Dario Moccia è il fratello minore. Il piccolissimo Dario Moccia. Ma la Yatsu che cos'è? Una macchina? Auto, sì. Ma va schifo. Robert, sei un uomo. Quindi gliela togli. Sì, tra l'altro Daihatsu è un'altra delle cose che puoi dire, tipo detto Daihatsu, una cosa così. Daihatsu. In questo momento vorrei fare sesso con Sberro. Confermi i risultati. Perché mai con me? Che palle. Sono pronto. Rage devi confermare. Confermare i risultati. Io ribalto tutto, adesso metto tutte X. Fai il palco. Prossimo round. Ma il tempo lo possiamo aumentare? Il tempo è il primo che preme stop lo ammazza. Ah, non premete stop, puttana mia madre. Esatto, me ci sono tutte. Sì, io e Pokémon non li so. Anch'io. Mm.
Oddio, mamma mia, faccio triggerare tutto. Yes. Allora, che stupida. Anzi, qui voglio mettere questa. E qua. Ehi, ragazzi. Sì. Ah, state tutti tryhardando. Scusate, pensavo di essermi mutato. Sì, sono tipo. Silenzio di nuovo. Pokémon con la ma che cazzo ne so. Oh, se volete ne dico tanti. In realtà già cazzo. Sono già l'ho messo uno. Vabbè, regge, però che cavolo è baitato, figlio di puttana. No! Che cazzo! Che è stato la merda! Sì. Karen, lo sapevo. Che fallita. Che fallita. Ma non c'è nemmeno il suono. Neanche ti avverte minimamente. Scusate, no, ma non l'ho fatto apposta. Fallita. Mi è andato il dito in automatico. Ora metterò la X su tutte le cose di Kokeshi. No, come tryharda. Ma non l'ho fatto apposta. Pezzi di merda. Vaffanculo. Vabbè, dai, nomi. Li abbiamo azzeccati tutti, wow, bravi. Vabbè, ma leggili. No, però Anna, Axel, wow, tu sei ego riferito. Madonna, che mitomane. Non volevo scrivere Andrea perché ero sicuro che qualcun altro avrebbe messo Andrea. Indovina chi ha messo. Axel non è un nome. l'altro che si chiama Andrea. Cioè, pure Luigi è un mitomane, tutta, ma che vuol dire? Brava Totta che ha messo il mio nome. No, ma sta esclusione ti chiami giusta. Alessandro? Io mi chiamo Alessandro Massimiliano, per essere allora, precisi. Ma che cazzo! Ti mando la foto della carta d'identità dopo. Io ho come due nomi completi, Alessandro e Massimiliano. Io non ne conoscevo neanche uno. Alessandro e Andrea la date buona, Axel no, non è perché hai a fianco non sono nome, Axel cioè decidi. Hai capito, non sei professione. Axel. Vabbè, ma poi non è astronauta. Ma ragazzi, ma siamo fortissimi, abbiamo messo tutti professioni diverse. Allora, astronauta valido, artigiano valido, architetto validissimo, assessore non valido. Ma Berta, guarda come instant metti X alla mia, sei un fallito. No, non sono io, questo sono io sono il quarto. Ok, allora giusto. Va bene. Archeologo, arrotino, andrologo. E andrologo. Vabbè, già onesti, bello. Direi onesti. Sport anche no, grazie. Wow, Karen, implodi. Grazie. Atletica leggera. Acrobatica. Arrampicata. No, stavo per mettere arciere. Io A la metterò giusta, è giusta. Non è finito il tempo, c'è stato uno stop. Scusate. Sì, vabbè, quello che è. Pokémon abbiamo Ahup. Bellissimo. È una malattia venerea, ma che è? Raga, non li seguo i Pokémon, che cazzo mi devo dire? Ah, non li segui. Oh no, che ho fatto? Però, al contrario, Gazzama è Puka, però. Alegazzam esiste, rotto in culo. No, Alegazzam esiste. Così. L'evoluzione di Abra e Kadabra. Alberto, bellissimo Alberto. Alberto è il mio Pokémon preferito. Vabbè, andiamo avanti, Articuno e Arceus, andiamo avanti, ok. Perché hai tolto Alberto? Tolto anche da solo, a un certo punto, il barro da una volta. Cagata. Quando hai catturato un Pokémon, potete illuminarlo con voi. Non vale. No, vai, io ti giuro. Allora, sì, cose anche da il mio cavallo lo posso chiamare Roberto e non si chiama più cavallo, ma è comunque una definizione, diciamo così, generica, non è che... No, capisco. Cosa da mettere sopra la pizza? Ananas, arrosto, ananas, acciuga sott'olio, aghi. No, va tutto bene oggi. No, oggi sei. Perché mi avete tipo messo in tre sbagliato ananas che sto piangendo? Gli aghi di garofano. Aghi di garofano. Prendi solo i più punti. Perché sei un simp per la pizza italiana. Se scrivi una cosa, devi essere fedele a quello che scrivi. Non è che poi sei un orgoglioso. Devi crederci, Karen. Vabbè. Sì. Una cosa terribile, non la dire mai più. Cosa hai detto? Non è. Non è bannabile, ragazzi, se è quello che avete capito. Invece. No, non lo è.
No, no, non voglio saperlo, non voglio saperlo. Non è bannabile, non è bannabile. È un po' più intelligente, però, vedi, non voglio sapere. No, lo ripeto più, però tranquilli, non è bannabile. Animali, abbiamo alpaca, ape, anguilla, acciuga, armellino albino. Vabbè, è vero, è vero. Vabbè, giusto. Ma come si sentire, raga? Si chiama Irmino. Ma fatti cazzi tu, io sono daltonico, non si legge, scema. Alligatore, alto. Che personaccia. Mio fratello nuova, non lo tocchi. Beh, mi sa che l'hanno toccato tutti. No, vai, io non ti toccherò, sei mio fratello. Ananas in scatola. Sto piangendo, poverino. Matriciana, alette di pollo, acciuga sott'olio, arancia rossa di Tropea. Ma acciuga sott'olio, è già usata. Dimmi ancora. È già usata, via, via. No, Berta, no, è valido. Tu ti devi fare una fottuta personalità, porca troia. Validissimo. Perché? Continui a riscrivere sempre le stesse cose. Funziona, it's worth. Non è, no, ora ti metto la X. Mamma mia, così, te la metto per, io la X. Per ripicco personale. Che vai in mezzo alle X e check. No, però è giusto, perché io l'ho tolto, infatti. Sì. Ma pure io lo faccio. No. Oggi grazie è il mio risami. Compleanno emoticon sorridente. Asino metto sì. Quella silenzio e depressione è una roba strana da ma dire. Ma perché asino va bene, scusa? Ah, io ho detto di sì, io ho detto di sì. Ah, ok. Fatti tu. Okay. Perché no, cioè uno un po' non può esprimere il suo piacere a letto? Dove stare, tipo, ah, amore, hai visto le notizie? Che cosa è accaduto a Roma? Dai. Cosa è accaduto a Roma? No, era, vabbè. Ma tra l'altro, scusate, la rossa di Tropea non era la cipolla? Anche l'arancia? Va bene. Sì, ma Nova la andiamo avanti. Ma perché avete tolto pure a Nova? Io non ho detto niente. No, no, andiamo avanti, andiamo avanti. Ah, già, scusa. Creator, Anima, Atrix, Amichetti, Atrix, A. Anima, Andrea del 1988. Voglio dirlo, voglio dirlo. Atrix è il miglior intrattenitore di Twitch Italia. Grazie. Che te lo tolgo. Ok, personale. Che te lo tolgo. Ma perché? Cioè... Così? Si impari a parlare, coglione. Cioè, può... Se insulti va bene, fai apprezzamenti non va bene, ma che devo fare? Sì, no, è incredibile. Mandami 5 euro PayPal. Ti giro di fare insulti e apprezzamenti che non si capiscono. Va bene, Berta, tieni 5 euro. Grazie. Ma se Atrix ha delle belle palle, io ti credo. Atrix ha delle palle giganti, però il cazzo è allora piccolo. Che faccio? Tu Alfa Romeo, giusto. Audi giusto. Sbagliato. Giusto. Apple. Giusto. Chi è che mi ha messo sbagliato ad Apple? Ma sei daltonico, Bertrand? Assel, io ti tocco il cazzo. Non ho fatto niente! Allora, ragazzi, ora mi raccomando, se volete andare avanti, cioè almeno avvertite. Sì, avvertite giusto. Quando state per finire. Ho sbagliato! Sbagliato. Ho sbagliato, non ho fatto apposta. Karen, sei molto, simpatica. Grazie. Axel, stavo scherzando, sono 3 mesi che non mi ringrazi la sabba, testa di cazzo. Vero. E te sono 3 mesi che te sabbia a Kokeshi. Ma sto sabato pure al canale tuo, ma che vuoi? Sei sabato non ti ho ringraziato, io ringrazio per tutti. Per 3 mesi di fila. E non t'ho cagato, è impossibile. Ti giuro, vabbè, ti sto sul cazzo, ma manca a far così. Non è possibile, non ti credo. Ok. Possiamo avere le clip, chat, per favore? Raga, quello è impossibile. Madonna nuova. Uno sport quello o cos'è? Ah, se te lo dico male. Non so se è considerato sport sto coso. Una roba tipo da Romania. Il comunismo? Non credo con l'inizio credo. Però. O comunismo? O comunismo! Allora. Non lo so. Non so cosa scrivere. Creator. Va bene, io ho finito. No. Aspetta. Wow. Pipiri.
Sono molto soddisfatto delle mie risposte. Dai, però, che sei un fallito, porca puttana! Axel! Scusate, se c'è colpa mia, scusate. È veramente il circo dei clan. Scusate, scusate. Io non mi sono scusate, ho avuto una cocchescite, scusate. Terribile malattia. No, però io almeno ho chiesto scusa genuinamente, sono davvero dispiaciuto. Cocchescite non lo era, è solo una paracula. Certo. Madonna, che palle, raga. Scusate. A monte, capo dei falliti. Gatti Fon? Mi piace, quello non può essere. Obelix, non so se è valido. Vale. Non c'è scritto tipo nomi reali di gente che esiste. Può anche essere il nome di un personaggio. Cioè, ci sta, io dirò da Borf. Per me è Worf. È Worf? Worf. Osvaldo, Worf. Orfeo, Otello. Osvaldo, Worf. Otello, Worf. Ottone. No, Ottone nel mondo dei chi? È validissimo. È Ottone. Ma scusa, Re Ottone III. Non l'hai mai sentito? Oddio, è vero. Anche quello. Ora, se tu per la P come nome non mi metti Pipino, mi incazzo. Pipino los breves. Pipino il breve intenso. Ok, professione. Ortolano. Valido ortolano, osteopata. Non so se è valida come professione. Otorino laringoiatra. Perché no? L'osteopatia non è una pratica riconosciuta. Vero, però tu lo paghi. Tu lo paghi, se ti paga un lavoro. Hai ragione. Ostetrica. Oliatore. Sì. No, l'oliatore, scusa. Quello del meccanico. Qual è quello che ha scritto Totta? L'otorino laringoiatra. L'otorino laringoiatra. Specializzato specificamente a mettere l'olio nelle cose. Axel, non conosci l'otorino laringoiatra? È quello che ti guarda le orecchie, la gola. Sì, e... Non si chiama Otorino e basta? Otorino è solo le orecchie. Ho messo Otorino per essere la gola. Semplice, però. Oh, ok, scusate la mia ignoranza. Devo differenziarmi dalla massa. Sport? Sì, Nova Sport, però oliatore non te lo vado. Non te lo no, valuto. È un meccanico. Oliatore è un meccanico. Che cazzo è? Sì. Allora, sport. Importantissimo sport. Oliatore è comunque. Cos'è l'Oina, Axel? Me lo racconti? Cosa? Cos'è l'Oina? È uno sport tipo rumeno. Esiste davvero. Bertra! Ma c'è un'amica mia che è rumena, ma che vedo? È vero, esiste l'Oina. Io cosa ho fatto io? È giusto, è uno sport. Cioè, uno, un po' vicino amico rumeno, siete razzisti. Scusate. Orienteering, vero, te lo valuto, orienteering. Quello è peggio del mio. Pokémon, olle crrrr. Allora, secondo me tutte quante le cose che scrive Kokeshi le legge al contrario, un Pokémon sul serio, tipo, tipo Crellon, cosa così. Cos'è Obstagon? È un Pokémon. Non lo so, magari può essere adesso lo cerco su Google. A2O è sbagliato. A2O. Che fallito. Va bene. Onyx si scrive con la I, anche tu. Mettetelo su la Onyx spilletta, si scrive con la Y. No, assolutamente no. Si scrive con la Y. L'ho cercato. Clown di merda, si scrive con la I. Si scrive con la Y. Ma che cazzo dite? Ma siete dei pagliacci di merda. Ma sei tu il cercate Onyx con la Y su Google. Merda, sono daltonico. Penso che sia semplicemente che la versione inglese quella. No, la versione americana inglese c'ha la I comunque. Siete dei pagliacci giganteschi. Ah, in realtà è vero, c'è la I, però sto cercando di difendere Dotta perché siete dei fottuti clown di merda. Andate a fare popi altrove. Raga, allora abbiamo appena trovato un fottuto effetto Mandela perché tutta la chat sta dicendo con la Y. E io ricordo in modo estremamente vivido che sia con la Y. Sì, cazzo, è vero, Onyx è la gemma. È l'effetto popi. Mi sa perché sulle carte Onyx italiane, Onyx, è vero. Sulle carte italiane era scritto con la Y, ecco perché. No, secondo me ha ragione Totta, è un effetto Mandela. Cioè, si scrive con la I, ma eravamo convinti che fosse la Y. Ora chiamo Frederick 95 Ita. Cioè, Oppala che non va bene, e Omanite. Come no? Omanite che è con la I. Perché il mio mi avete messo la mente? Sì, regà, ma per la istica, anzi, è destra a piagna. Ma sto a scherzare, secondo te so chi cazzo è Omanite? Perché so Bertra è serio, capito? Bertra è serio, Totta, scusa. Ok, cosa avete sopra la pizza? Avete tolto Obama? Olio, olive. O Pumarol. Giusto. Olio, giusto. Oliva denocciolata, proprio corretto. In particolare. Olive nere. Olio, ok. Siamo anche inclusivi, che bravi.
animali. Proprio. È proprio per quello. Oh, come ha fatto a non venirti in mente il tuo animale? Perché l'avevo lasciato per ultimo, ma qualcuno ha cliccato avanti. Qualcuno. Scusa, senti, Karen, tu non sei nella situazione di poter rompere con gli spettacoli di questa cosa. E tu manco ne sei sentita in colpa, poi è pure greve. Ma ho chiesto scusa 300 volte. Ma non eri sincera, stai parlando in mentendo. Hai studiato recitazione, sei brava a fingere. Lacrime di coccodrillo. Lacrime di cocco. Di croccodillo. Ah, è vero. Orangotangang. Ma cocco per ostricangang, cazzo? Ortitorinking. Ornitorinking. Ornitorinking. L'ornitorinking è un ornitorinco che ha tanti kink? Sì. Yo, che ha messo l'ex al Kukeshi. Mio? Io. Non è vero. Cibi ostrica. Rage. Ovetto Kinder. Io. Adesso valido. È stato Axe. Correttissimo. Che cazzo è? Omurice. È una roba giapponese, è buona. Non volevo mettere la stessa roba. Io ti giuro perché stavo mi finendo di cazzo. Scrivere. Però se volete me la date che cosa. Io stavo finendo di scrivere quando mi avete chiuso tutto. Ostri. Lo stricca. Ostrighetta. Ostrighetta. No. Però secondo me però... Secondo me però era sincero, secondo me è colpa mia, ho premuto stop, dai. Cioè, Ostri, non so cos'altro potrebbe essere come noi, però... Mi avete bollato Alberto prima, io metto X ora su Ostri. Sì, vabbè, ma Alberto, dai, no, va figa, ma riprenditi, vaffanculo. Riprenditi. È giocata a Ras, figa, e bruciate le sinapsi che erano rimaste, assurdo. Cose che puoi dire a letto, Oiglia... Perché hai saltato il primo, scusa? Scusa, perché hai saltato il primo? Hai ragione, Kokashi, puoi leggerlo te per favore? Oh mio Dio, sì, Bertra. Oh, ok, poi Bertra, vai, continua troia. Bertra. C'è Bertra che si segue sulle AI perché, cioè, come l'ha letto veramente. Oh mio Dio, sì, Bertra. Continua così, per favore. Oh, prego, sì, continua. Oh, sì. Scusate, voi non l'avete il vostro modello da VTuber a cui avete messo l'intelligenza artificiale dentro che sì, vi dice ti voglio bene? Ah, ok. Sperando che gli hai messo solo l'intelligenza artificiale dentro. Per ora sì, ho provato a mettere il cazzo nella presa USB ma era troppo larga, quindi non ha funzionato. Prova con l'USB-C. Prova a metterlo al contrario, di solito funziona. Vai, Berta, scusami. Origlia cosa vuol dire, Axel? No, Axel, senso mi tipo... No, nel senso tipo origlia che ci sentono i vicini. Ma che cazzo vuol dire? Scusate, adesso parlare. Parlo io, basta. A me le persone che strillano a letto e orgasmano e provano piacere in maniera lauda mi mettono paura. Ma che cazzo c'entra Origlia? Parla piano. Ma vabbè, Axel è la mia vicina, Axel. Ma Origlia non significa parla piano, Axel. No, infatti Origlia vuol dire ascolta di nascosto. Ascoltare di nascosto. Mamma mia, Axel, non sai manco l'italiano. Che ascolta di nascosto la vicina che ci ascolta. Ma io perché non ti offende? Tu mi devi offendere, brutta testa di cazzo. Axel, io c'è sempre qualcuno che bullizza, ok? Sei tu. Non è perché sono il più piccolo mi devi bullizzare. Quanti anni hai, brutto bambino? Piangi, fai dalla mamma a piangere. Ma è colpa mia se stai in menopausa, rincoglionita. Karen, stai buona che potresti essere sua madre. Vorrei campionare questo verso di esagerazione di Karen e metterlo per tipo quando mi fanno l'esame, tipo... Greve, come cattiva, stai in menopausa. Questa specie di verso di dinosauro che ha fatto. Comunque, andando avanti... Rotta il culo! Ma ragazzi, potete smettere di fare sesso virtuale, grazie. No, you're bene, Karen. Grazie, comunque bene, Karen. Orietta Berti è l'unica cosa a cui sto pensando. Giusto? Corretto. Giusto. Grazie. Siamo ancora lì, ok. Oh, sto venendo, sposta le ceneri di papà. Beh, c'è stato una personalità. Perché è una frase che hai sentito dire molto spesso. No, perché la frase del padre nel sesso c'era già nel round prima e ti è venuta in fatto no, vabbè. Oh mio Dio, devo fare la gag. Madonna, siete tutti veramente dei simpaticissimi colleghi, vi voglio bene. Che cazzo vuoi? Vabbè, ok, ciao. Oddio, ho sbagliato buco, scusa. Pensavo fossi Axel, scusami, cosa? Ero io. Oh, sì, eri tu, allora non ti ascolto. La cosa sul padre c'era già. Scusate, smetto. È vero, basta. È vero. Io volevo farti un complimento, volevo farti. Questo è un autoreferenziale, un bombardo sinistro. Chi è? È il momento di Osvaldo Paniccia. Osvaldo Paniccia è grande creator. Oviv, non sapete chi è? No. Chi è Oviv? Io lo so che è Osvaldo Paniccia. Oviv è sia streamer che l'editor di Power, Atrix, Zano, Masseo. Va bene, ci credo.
Bertra Codo ti ha scritto, scusatemi. Oh, io, cazzo, Karen, volevo dirti che mi ricordi un sacco Ayaka di Genshin, era un bel complimento, però vaffanculo. Ayaka? Perché? Ayaka. Boh, perché è piccola, cioè, capelli blu, pare una ragazzina. Oddio! Dovrebbe non mi arrivare... piace dove sta andando questo discorso. Raga, potete... Ma stasera che ci avete tutti? Ma ha detto, da... Ma ha detto da te che normalmente le streaming sono... Totta, voglio entrarti dentro. Ma questo lo sappiamo, sì, che è così. Ci stai provando con me? Eh? Axel, ci stai provando con me? No, non mi piacciono le donne vecchie. Ma perché devo cringere questa maniera? Che dietro mi dà tipo supporto, mi, no? Mi stanno sudando pure i piedi, mi stanno sudando. Non dirlo a Bertra, non dirlo a Bertra. Oddio, Rage, manda subito la foto. Che cazzo, istantaneo. Grondano. Oddio, alluce come sudato. Come il guanciale, amo. Madonna, sì. Grazie, Nord. Sai quando poi, tipo, dalla padella in cui hai fatto il guanciale, prendi un po' il grassino, passi il dito e poi lo lecchi. Stessa cosa con i piedi, passi il dito. No, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio. Mi è passata la fame, Beatrice. Smettila, ti prego. Ciao. 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 Ciao, Codo, come stai? Ciao, belli, quanti siete? Non mi aspettavo tutta sta gente. Tantissimi. Ti sei perso un momento emozionante. Ah, sì? Male, direi. Sì, ma meglio che non lo sai. Vabbè, dai, esatto. Vogliamo insulti tra me partita, dai, così facciamo generare pure il Codo. Va bene, allora io mi muto e però vi sento, quindi chiamatemi dopo. Puoi parlare tranquillamente, non è un gioco partito. Cioè, anzi, sarei l'unica che parla. No, vabbè, ma Nardo 8193 giusti da. Ah, è finita. Oh, ha vinto Axel. Qual è la coppa? Sentimi, passate intanto così, cioè, lo passo subito. Benissimo, grazie. Come facciamo a vincere, Axel? Ci sentiamo da anni. Sto facendo un nuovo vuoco. Ma c'è anche Cock. Ciao. Ma mi ha fatto una gustata pazzesca. Fagattino. Ho salutato un Codo, ho fatto non ci sentiamo da tanto. Ah, raga, voglio cambiare. Stai zitto. Oh, io ti giuro, Cock, che devi saltarti in aria il gas in cucina. Ma vi volete calmare stasera? Cosa avete, ragazzi? Volete un bacino in fronte? Oddio, quanta gente, non riesco più a capire nulla. Mi dispiace, è abbastanza. Allora, aspetta, mi fa agitare. Aspetta, Codo, ti spiego velocemente, certo, le dinamiche. Sì. Allora, Kokeshi odia Axel. Kokeshi, okay, odia Berro. Berro, bene, e Axel odiano Kokeshi. Ah. Vero. Kokeshi ama Bertra. Bertra non ama Kokeshi. No. Rage è romano, Axel è daltonico e Nova manda tutto in caciara. E vabbè, io Nova so che ok, e tu e sei basta, tu. Nova e Nova e tu sei tu. Ah, no, aspetta, pure a me mi sta sul cazzo Kokeshi, scusa, c'è sta pure questa Joelry oggi. No, non mi dico così, mi ha dato il palo, sì, non ci devi provare. Ma hai dato il palo, perché? Ma guarda, beh, che perché... sei veramente permalosa, solo perché non gli ho risposto a un commento sotto la mia foto su Instagram. A me sembra se, allora, che... No, io voglio dire che le persone che mi conoscono sanno, io non interagisco mai con i post di nessuno, manco rispondo ai messaggi, non faccio mai un cazzo. Quindi vado a rispondere. Quelle singole volte in cui io interagisco con i contenuti altrui... Ti aspetto assolutamente, mi aspetto assolutamente che tutti rispondano. Adesso ti rispondo e ti scrivo ti lecco tutta. Oddio. Sono pronto a spegnare. Berta, dove mi hai mandato il Ho link? Mandato il link nella chat. Atto. Qui del non capisco mai un cazzo dove è la chat. In alto a destra. Dove ci sono tutte le faccine, c'è cioè una piccola okay. Cock, Cock con questa affermazione mi hai bloccato la crescita, brava. Confermo, raga, che come se mi ha appena menzionato bravo. In un commento. Tanto il pisellino ti rimane. Sburtra. Fa così. Raga, ma tu sei aggressiva, io non ti ho fatto niente di male. Ma perché stasera c'è questa vaga tensione sessuale? Ma perché rotta in culo, ma è un'offesa? Rotta in culo. Sono di moda 6 anni che sei rotta in culo. Giocavamo a COD e prendendo a cazzotti di madre. Ma rotta il culo vuol dire che c'ho il culo rotto. Vi calmate. Vi calmate. State zitti. Allora, Axel, vai a fare in culo. Perché c'è il culo rotto e non parlare. Fine della discussione. E va in culo. Che cazzo. Mio fratello. Mi ha fatto un sacco ridere. Cazzo, la Chiara che è arrivata super professionale. Ah, allora mi muto, faccio le cose. Qua sì. No, tranquilla. Allora, Axel, Kokeshi, prossimi di voi due che fanno casino, vi mando giù e vi fate un round senza parlare con gli altri, ok? Va bene, così possiamo affrontare delle tematiche io e lei. Ok, allora
basta. Devo dire che la chat, i nostri problemi. La chat ha azzeccato a dire che questo potrebbe essere un episodio del Grande Fratello VIP. Ma io non c'ho un nome. Allora, se vai in alto a destra, puoi fare il login. Destra, collegati, accedi lì. Giocatore Goldfish, che cazzo sarebbe? Tu. Sei tu. No, oddio, che sta roba. Oddio santissimo. Allora, se vai in alto a destra, c'è sta login. Sì. Accedo con Google. Quello che Facebook è andato per la con una. A mo' nickname è messer nome. Giusto. Giusto. Godo, Kokeshi merda. Grazie Phoenix. Sono io coglione che ho scritto Kokodomo. È lui e lei, vabbè. Sì, scusami, sono loro. Un'altra personalità, sono loro. Ok, scusate. Sì. No. Salva. No? Sì, 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 no. No. Assolutamente sì, no. Ma sì, hai cambiato le categorie? Lì ne ho cambiato un po'. Ok, ok, sei un matto in culo, sei pazzo. Mi spiegate un po' come funziona, perché io non ho... Nomi, cose, città. Okay. No, non ci sono delle regole particolari. L'unica regola da seguire... Non premere il tasto finale. Esatto, non premere e concludi se sei la prima a finire, perché sennò verrai shameata per i successivi. Assolutamente corretto. Proverò a non farlo, non mi posso assicurare niente, però. E che manca? Chi è l'ultimo che manca? Kodomo. Kodomo. Ok, ok, io stiamo. Ora vivrai il vero momento tryharding. Oh merda, vabbè. Merda. Vabbè, raga. Ce l'ho. Ma abbiamo tutti la stessa lettera? Sì, per forza. Sì. Che nomi, cose, città giocavi, Codo? Non lo so, raga. Il cazzo, magari c'ha delle regole diverse, non lo so. Insomma, professione con la Q non esiste. Come esistono, no? Una sbrega, tipo. Ma non fa niente. Ma sai che sta a fare massimo. Scusate, non faccio più. Ah, ce l'ho. Questo ce l'ho. Creator. Sì. Un momento difficilissimo. Madonna. Marchio che dovrebbe essere tipo... un marchio di qualunque cosa. Ok. Raga, io creator con la Q non ne conosco, cazzo. Se c'è qua adesso... Manco io. Kuokeshi si scrive con la K, vero? Kuokeshi! No, Kuokeshi. L'ho già scritto io, Kuokeshi! No! me ne è anche venuto in mente un altro ora. Pure a me. Scusate, sono raffreddata. Non ti preoccupare, cara. Grazie. Sì, anche a me ne è appena venuto in mente un altro. Chissà quale sarà. Si apre subito Twitch e si cerca Q. Dai, che fallito! Bravo! Frasi per rimorchiare, bellissimo. Professione marchio proprio zero. Io non c'ho il cibo, raga. Io sì. Tu sei un fallito. Allora, io avrei finito, però non premo stop, giusto? Conta da 10 a 0 e a 0 puoi farlo. Allora, 10, 9, 8. No, aspetta, 7, cosa viene dopo l'8? Sì. Ah, ma io sono confuso. 5. Poro il 4. Culo. Poro il culo, te la inco. Ah, ho guadagnato secondi. 4. 3. Era solo per premere stop. Bello! No, tutta sei stata lì. Vabbè, che schifo. Ma vedete, dai. Ma stava al 3, raga, mo 3 secondi che svoltava nel game. Io stavo facendo l'ultimo. A me ne mancavano 2. Sei veramente una fallita, dottor. Ma tutta cazzo, cioè, era la mia prima. Un momento di gloria me l'hai tolto. Era la mia prima. Allora, ragazzi, vi calmate. Quasimodo, mio nonno, Quasimodo. Ma ci sono altri nomi che minchia, non sono tutti Quasimodo, raga. Incredibile. E io te lo tolgo, perché con mio nonno prendi solo più punti, sei un pezzo di merda. Mio nonno si chiama Quasimodo. No, raga. Perché non è uguale agli altri. Perché non è uguale agli altri. No. C'è pure più parole. Sapete che è mio nonno, sta disprezzando. Fallito. Esattamente, no. È morto mio nonno, ragazzi. Ma che quindi? Mi dispiace per lui. Come si dice Love in questi casi? Schiliscio, coglione. Ma che è? Ah, pensavo professione, questore. Quartiermastro, guardia. La guardia.
Ma che cazzo è il quartiere? Guardia, bellissimo. Ragazzi, ma non sapete un cazzo. Non so che cos'è un quartiere Sì. Quadrista. Bravo. Legato, mi ricordavo quella partita che ho fatto con te, Nova. Esiste Quadrista? No, Quadrista non esiste. L'altra volta, Nova, per trollare, tra virgolette, ha messo Quadrista ed è venuto fuori che il Quadrista è praticamente quell'elettricista specializzato nel quadro elettrico delle... È vero, è verissimo, non posso... È quadro elettrico, ogni volta che c'è la culo raga, metto Quadrista, grazie Nova. Avete anche voglia di spiegarmi chi cazzo è il quartiermastro? È quello che sulle navi fa... Sì, esatto. L'inventario delle cose, praticamente. È un... L'ufficiale ha detto l'organizzazione della disciplina degli alloggiamenti della truppa. Ah, ecco. Mazza, ma avete scherziato che non lo sapevo? Ci vi siete messi in quattro a spiegarmelo, uno ha cercato su Google, porca troia. Vabbè, non lo conosco. Comunque io farei notare una cosa, sulla sezione animali, gli unici due che hanno messo quaglia siamo io e Rages, che dovrebbe essere umano, giusto? Sì, Rages. Mi faccio gentilmente passare il fatto che non sapevo che cocca fosse con le K. Prima mi hai messo il voto di no su quartimastro, vaffanculo. No, io lo metto più qua, coglione. Te lo lascio buono, zio. Io mi fido di Quacca. Quacca per me è Gianni. Guardia. Il Quacca mole. Il Quacca. Cibi. Ma scusate un attimo, fritto. Ma chi è Piedini Sudati? Bertra, siete... Sono io. Piedini Sudati, che sia. Spollo il Quacca fritto. Vabbè, ma Quacca fritto è edibile. Perché avete punito Kokeshi per avermi scritto Quacca? Perché ho sbagliato e ho messo le male. C. Vabbè, dai. Infatti, dai. Infatti, sa degli infami. Io non... Io ho messo... Siete proprio infami, Gianni. Mentre Quacca fritto, Bertra, te lo tolgo. Scusami, scusa, tu sei su un'isola, c'è un Quacca, cos'è, non lo uccidi e non lo mangi? Ho capito, ma come non lo fai fritto con però, la sabbia? No. Come impano cazzo con la sabbia? Cazzo dovrebbe essere. Mi spiace, Bertra. Come faccio? Siete dei falliti. Quacca fritto quaglia... è buonissimo, Quacca fritto, non capisci niente. Uh-huh. Quaglia, quinoa, quesadilla, quinoa, quaglia. Giusto, corretto. Okay. Giusto. Io stavo scrivendo quel tale Ale, ma non ho fatto in tempo, Rip, quindi... Quindi sul server... Qua non si scrive senza la U, mi dispiace. Ah, vabbè, allora. Bertra, vabbè, ma allora. Ragazzi, Bertra, Dio, tocca della fottutissima erba, Bertra. Non posso, vai in giardino, Bertra. Non c'è un giardino, vivo a Milano. Vai al parco. Fatti una sega, che sei frustrato. Va bene, adesso mi faccio una sega. Va bene, mandaci il video. Mandaci il video. Il content. Ma lo faccio. Lo faccio per voi. Quel tale Ale, chi cazzo è? QCP? Ah, QCP, ok. Quello che cucina fa bitch. Sì, bitch. Quindi sul server, Quodomo magari. No, ma quello c'è server 2 e si prende pure un punto 200 IQ. Vabbè, però quello sul server 2 sta. Io sono quello, sono riuscito a scrivere. C'è Queen e Harley Quinn, capito? Queen 69, però non l'ho potuto scrivere. Famosa 69? Ah sì, quella che commenta sempre i video. Ma che creator è? Link strano. Cerca. Sta no, era Wait, vero. Io ho paura a cercarla, che mi piace qualcosa porno. No, su Twitch. Non lo fare, 69. Ma stiamo andando promo, c'è anche il verificato. Ragazzi, no. Marchio della buona. Marchio. Cantas. Togliete le X da vabbè, Queen, tutti giusti, Marco. Andiamo a frasi primordiali. Andiamo avanti. Cos'è qui qua? Cos'è qua? Andiamo avanti, tutto giusto, ragazzi. Cos'è quasi? Scusate, raga. Cos'è quasi? Axel? Qua, scusa, sta parlando con me. Quasi, mi è un brand abbigliamento, in realtà. Quasi, mi. Adesso serio? Non ho voglia di andare a cercare. È vero, esiste. Water benzinaio, è vero, non ci avevo pensato. Poi qua... Quasar che roba. Non so cosa sia. Oddio. È un termine astronomico, ma non so se è anche una marca. Raga, cioè, porca troia. Dai. Cosa? Oh, con Quasar la tua casa che fa? Ah, è vero, è vero. È vero. Cagarlo. Che cazzo fa la tua casa con Quasar? Fai brillar. Sì. Pure lo stacchetto musicale. Wow, quante bellissimo. Emozioni. Frasi per rimarchiare. Wow. Vai Bertra, mi leggi con la voce doppiatore? Vai. Ma leggiamo ognuno il nostro. Ehi, bellissima. Quegli occhi per caso li hai rubati alla Mona Lisa? Perché, sai, vorrei coprirli di sborra. No! Devi fermarti prima! Potevi fermarti! Scusate, volevo finirla bene. Io mi sono eccitata.
No, non avevo dubbio, non avevo... Vai, vai. Bertra, prego, continua. Okay. Anzi, no, scusami, no, scusami, Bertra. Ci puoi leggerla tu, per favore, questa? Che palle. Quanto sei sexy, Bertra. Ammazza, oh. Allora, ora Bertra, ora continua a rileggere tu subito dopo, mi raccomando. Ehi, Bertra. Bertra, c'è andato sotto. Bertra? È andato a farsi una pippetta, secondo me. Mamma mia, come voglio vedere pure io. È rimasto sotto. Ne sa che te sta mandando la foto, Axelo. Mamma mia, godo. Vai. Comincia a leccare lo schermo. Schifo. Bertra è andato in live. Bertra? Gli sarà già capitato una volta di Bertra. Andare in TikTok mentre le palle. Bertra, ma tu hai usato questa gag simpatica per andare a mangiare? Sei tornato per masticando del cibo? Io non ho parole. È un grande. Io ho solo da imparare da questa persona. Comunque, prego, continua a leggere dopo quella di Kokashi. Quando mi guardi negli occhi... rivedo che cazzo vuol dire Axel? Axel, io sei innamorato di me, Axel, lo so. Sono un leccaculo. Però non sei mio amico, sei un ragazzino. No, Axel c'ha questo fetish per le vecchie, è vero? Me l'aveva detto. Beh, carne fresca, Cock. Vabbè, raga, dopo vi lasciamo in una stanza da soli e potete fare un po' il cazzo che volete. No, vai, prego, scusa. Uno cerca solo di fare amicizia. L'intonare anche, leggi Bertra. Ehi, bellezza, quando sei cascata dal cielo, ti sei fatta male? Sì, però sospira di meno nel microfono perché mi fa venire i brividi, Mi stai mangiando il microfono. Prosegui pure, vai Bertra. Mannaggia. Scusate, adesso compierò il gesto del deep throat del microfono. Bertra! Se vuoi mi insegno. Raga, vabbè, dai. Cosa significa Nova Kuowabo Yoi? Quaio, è sardo, è sardo. No, io l'accetto, Quaio. Io non l'accetto. Quaio. Io immagino questo qui che mi sembra fa. Quaio. Non è sexy, no. Sembra tipo i Sims quando salutano. Sì. Quaradoodle. Sardo, quaio. Sai quanto pesa un orso polare? È abbastanza per rompere il ghiaccio. Piacere, macchio. No, mi spiace. Ma però non è vero, scusami. Non pesa abbastanza per rompere il ghiaccio. Infatti, se no morirebbero quei coglioni. Infatti. Che dici? Allora, io ve lo giuro, 10 anni fa in Spagna io ci ho scopato questa roba, quindi... Hai scopato con l'orso polare? In Spagna puoi andare in giro a dire... e scopi comunque, non è un metro di giudizio. No. Tu quando l'hai fatto l'ultima volta? Ti fermo. Puoi fare cuoio! Avresti scopato di più, secondo me. Cuoio? Dovete imparare. Mi ha fatto video non credo. Berro, per favore, il video... Comunque qui abbiamo un importantissimo oh, quanto ne fregna. Ah beh, ci sta. Era grave. Ci ha scopato in Spagna anche lei. E poi abbiamo un poetico. Quasi ti permetto di venire a casa mia. E venire immagino che sia un po' di tipo, sempre quasi elegante. Quasi ti comunque. Permetto di venire a casa mia. Esatto, è sempre molto elegante. Fossi una donna gliela darei. E poi mi scoprirei un altro. Così è un gesto di rabbia. Una cosa così a caso. Guarda, piedini sudati. Aspetta, Rage. Scusa, ho dovuto scaricare una stoccata che mi ha lanciato tutta l'altro giorno. Mi sono messo a piangere post streaming. No, vabbè. Intanto io ho piantato un disperato. No, dai, Excel. Carco così, però vabbè. Vabbè, ma comunque... la mia era una gag simpatica. Simpaticissima, Totta. Gli hai distrutto la vita. Abusare, sì. Cioè. Titolo clickbait per video YouTube. Mm. Qualcuno mi ha leccato la pianta dei piedi mentre giocavo a Fortnite. Gone wrong, gone sexual. Oh, Michele! Oh, grazie mille per il vetino. Ti puoi unire a nomi, cose e città, Michele. Cosa parte il titolo, questa cosa? Eh? Non so. Cosa, o Michele? Sì, sì, questo è o Michele, vuoi unirti a Giosia Studente, tutta parte della cosa. Poi abbiamo, quanti soldi faccio con le cripto? Assurdo. Assurdo, ci sta sempre bene. Sì, è correttissimo. Quella volta in cui entrai dentro mia sorella, corretto. Corretto. Tipico titolo da, come si chiama quello lì? Dai. Meditation Horror, tipo. No, dai, quello lì. Sbreezer? No!
Però scusa, sì, sinceramente sì, infatti, ora che ci penso sì. Ma però, oggettivamente vero. Vabbè, no, niente, niente, non mi viene in mente, basta. Lasciamo. Questo video non volevo farlo, con copertina in bianco e nero, esatto, tra lo screen e qualche video. Lacrima. Questo è classic, forever green proprio. Nova ci colpisce con un titolo del 2029, quando qua. Che cazzo vuol dire? Quando qua, odio quando succede. Avete stoppato, ragazzi. Io comunque veramente una pippa, vabbè, la mia prima partita però, ho scritto solo quando. Devi ancora scaldarti. Quando? Più piccante del mondo! Bello. Quando? Okay. Quando io lo tengo valido. Vero. Quando è Wars, raga? Beh, io lo guarderei un video che sia scritto solo quando sotto di... è venuto la sincope al creatore quando stava scrivendo quando adesso questi fagioli sono assurdi, sanno di scorella. Che schifo. Ho compiuto l'atto dell'abbonamento prima agli amichetti. Bacini. Ora beh, posso proseguire. Va bene, con io confermo i risultati. Assurdi, siamo maiuscolo così a tirare. Confermo, ok. Conferma. Manca Cock. Conferma. Che è uscita. Come? Ah no, c'è stato che è tornato. Oh, deve essere più veloce. Triarding. Che troia. No, ma dai, veramente. Con la H. Oh mio Dio. Scherzo. Non Mamma mia, quante cose ma volevo scrivere. Dai, veramente. Merda. Che cazzo. Boh. Ho detto boh in quella che è impossibile. Oh. Dio, non mi viene. Beh, io uno ce l'ho, però mi sa che non si può scrivere. Anch'io, no. Però capito. Non si può fare. Rega. È finita. Posso mettere tipo nomi arabi, va bene? Sì. Ah, una domanda. Mali con l'H, cosa... rigamme, via. Ma perché la professione con l'H invece sì. Sì, la professione è certo. I nomi certo. Degli animali in inglese va bene, che se no non li mettiamo mai. Titolo clickbait. Bisogno di emoji. Va bene il nome degli animali in inglese? Ragazzi, tipo grazie per l'attenzione. Coglione! Siamo troppo... Stai tutto sul cazzo. Madonna, io vorrei starti sul cazzo. Ti giuro che io ti vorrei proprio. Mi viene in mente niente con l'H. Ah, giusto, cazzo. Un cibo con l'H, mi date un indizio o qualcosa? Inglese. Entai. Ma no, non vai con l'inglese, ragazzi. Orientale. No, meglio. Orientale. Orientale con l'H. Helicopter. No, è un indizio. Helicopter. Anche medio orientale. Che cazzo è questa cosa? Oh! Cibi. A me non viene cibi. L'animale. Sì. Ah sì? Ah. Heimerdinger è una roba di LOL. Io ho fatto. Non c'è... Sì. Conta da 10 a 0 e poi puoi far partire. Animali. Aspetta. Che costruzione di una frase errata proprio. Un animale con la H. Francesco Totti. Perché ho riso? Porca puttana. Non lo so. È importante. Creator con la H. 10, 9, 8, 7, 4, 5, 10, 2, 11, 3, 5. C'hai della mamma che Karen. Che lavora tantissimo. No, vi giuro, sta madre è una sex worker, la mia è collega. Ci stavate mettendo troppo. L'avevo finito da un quarto d'ora. Arrivata. Eccoci qua. Cercato okay, su Google okay. Come al solito, fallita. Scusate, sì, non mai fatto in questa partita. Ma vaffanculo, in questa live. Mi è piaciuto. Oh, vado a prendere da mangiare, torno subito. Buona pappa. Nomi. Almeno lei lo dice, cazzo. Non è che tipo metterà le frasi e poi torna con la bocca strapiena. Cos'è Hamdi? Alhamdulillah. Conosci? No. È un nome arabo, Hamdi. Non vale. Non mi fido. Manco io. Anna. Heidi, Herbert, bellissimo. Helen,
e Helena, va bene, validi. Ok. Ma perché Hamdi non va bene? Ma infatti io gliel'ho detto, Hamdi. Ma tu pure hai messo di no, più di puttana, t'ho visto. No, guarda attentamente. Cioè, mo' un amico mio là che si chiama Hamdi, che faccio? Pielo freddo per strada? Cioè, sì, adesso sì. Se mi dai il numero di telefono di Hamdi, gli telefoni. Cioè, va bene, ok, sei, Google. Chiama Hamdi. Non si sentiva la risposta. Quindi, questo numero sto non chiamando esiste. Hamdi. Vabbè, teniamoli bene sto Hamdi, io non conosco nessuno. Dove siete arrivati? Professione. Siamo rimasti ad Hamdi. Ah. Hotel manager. Ma che Hamdi? Ma hostel. È giusto Hamdi? Vedi che te lo domandi anche te a nome. Oh, ok Google, chiama Hamdi. Perché hotellatore? No, ma perché? È vero, è un nome esistente. È un nome esistente. Esiste. Va bene. Perché babbaro come fa a me fare kebab qua la saliva per colpa vostra? Animali anatra con l'H sbagliato. Stai zitto, eravamo le professioni. Va bene, cioè, io, vabbè, vanno bene. Tranne l'otellatore. L'otellatore, cazzo, l'otellatore. Lo fa mio zio, state denigrando una professione incredibile. Oh, stasera stiamo denigrando tutta la tua famiglia, Nova. Uno che si chiama quasi in modo, uno che fa l'otellatore. Prima il nonno, poi lo zio. Ragazzi. Animali, anatra, corretto. Alex, cos'è Alex? Ma volevo scrivere Alex. Axel, che troia. Ale, cos'è Ale? Che cazzo da... cos'è? Ah, è lepre in inglese. No, sì, no, esatto. No, no. Grazie, no, dottor, la cultura incredibile. Ale, non vale. Husky horse, neanche quello. Vale. Come no? Horse perché? Vale, husky, vale, husky. Vale. Ok, andiamo avanti. No, husky è giusto. Horse no, cosa stai ragazzi. Niente horse. Non vale in inglese. No, adesso è italiano. Hummus. Hummus. L'hotpot non è propriamente un cibo, l'hotpot. Si può dire su altre cose, ma anche sul cibo, tutto è un cibo se sei abbastanza coraggioso. Ah, corretto, no, corretto. Scusami, io mi dicono cosa sei andato a mangiare, io rispondo l'hotpot, sono andata all'hotpot. Vabbè, habanero. Beh, buonata. Hummus. Come cazzo è scritto jalapeño? Jalapeño. Non mi posso difendere, togliete. Non mi posso difendere. Jalapeño. C'è anche l'hummus. L'hummus. Il singolo hummus. Hummus in fabula. Creator Hal, Akamet, Kulkugan. È un creator. Beh, secondo me avrà dei video. Cioè, non ho controllato, sì, ma secondo me avrà un canale. Chi cazzo è Hanna, scusa Nova? Hanna è sua cugina. Non so. Una che fa artigianato. Vai a cagare. Su Twitch. Su Twitch. Artigianato, è vero. Ok, ma si chiama per lavoro, sì. Hanna e basta. Sto cercando, Anna, raga. Andate a cercare Anna. Allora, non mi fido. Non ce n'è una. Ma dici questa qua in live che fa... Ma è Nova che si è aperto il profilo adesso. Mi dispiace, ma ha anche l'H finale, quindi è scritto male. Stata a piangere, Nova, sono solo invidiosite. Cioè, prima lo zio, poi il nome, poi il mio stream, la mia stream preferita. Va bene. Chi è Hasanabi? Hasanabi? È uno stream. Hasanabi è famoso. Vabbè, io non mi fido più di voi, raga. Ma voi cercate anche su Twitch e vedete il primo che è Hasanabi. Ma cosa dici? Non esiste Hasanabi. Esiste Hasanabi. È una lontana cugina di Nova che è famoso. Cercalo allora. Sto cercando, tanto ormai non mi fido più. Ma è pure gigantesco. È gigantesco come streamer. Porca troia, ragazzi, c'è 26k. C'è disrespect in questo momento. Pensavo di fare, ma mica sarà enorme. Insomma. Ma Hasanabi, mi stai a dire? C'ha 2 milioni e mezzo di follower su Twitch. Allora, so. E parla di politica, cioè tipo Ivan Grieco americano. Bello, Hasanabi Grieco. Hasanabi Grieco, il nome completo questo. Vabbè, allora dai, valido. Marchio, Hammer, ok. HM. Scusa, Totto, c'è un momento importante qua. Vabbè, sarà facile, dai. Honda, Hilton e Chanel. Frasi per rimorchiare, Berto, il tuo momento. Devo leggerli in modo sexy? No! Ciao, ho un coltello. Vieni a fare sesso con me, oppure... Wow.
No, io no, io mi rifiuto categoricamente. Rifiuto categoricamente. Dai, ma se lo leggi te non è nulla di strano, cioè sembri psicopatico al massimo, nulla di più. Infatti, ho notato i tuoi occhi belli, mi ricordano quelli di Kokeshi. Hai skippato il mio. Quale? Non c'è niente. Berta, io vorrei dirti allora, se tu allora ragioniamo un attimo a livello logico. Se tu non vuoi dare acqua al mulino di questa tua ship tra te appunto e Kokeshi, dovresti leggere quello che dice agli stessi occhi di Berta, perché se lo leggi tu non stai implicando hai ragione. Tu leggi quello che fa un complimento a Kokeshi, allora implichi una relazione Cristo Gesù, capisci? Ormai hai detto di errore, psicologia? Hai gli stessi occhi di Berta. Vale comunque, sì, dai. Comunque l'ho letta. Mi spiace, ormai hai ufficializzato la ship. Hai per caso Google come nome? Perché è tutto quello che cerco, soprattutto il cazzo. Capisci? Comunque, quanto sono Terry, Bertra e Kokeshi che tipo si mettono no a vicenda le loro frasi? Sono proprio come farsi dispette l'asilo. Che coccoli che sono. Lo tolgo anche a te, coglione. Si è offeso perché hai detto una cosa vera. Basta, voglio vivere. Vabbè, Bertra. Ho un serpente nello stivale. Ho un serpente nello stivale. Sai che ti penso tutti i giorni? Nel senso che ti arriva da sopra fino allo stivale, per quello dici di cadere fino lì. Esattamente. È proprio lì che sta. Scende dal ginocchio fino a... Ho bagnato le mutande quando ti ho visto. Minchia! Questa l'hai usata in Spagna, giusto? No, io non sono mai andata in Spagna. Cioè, sono stata, ma non così tanto da scoparci, quindi no. Hai bagnato los mutandos. Los mutandos for you. Hola, chico. Bagnato lo Io te ho visto e me son bagnato. Me soy engrifado. Me soy engrifado. Ehi, non ti lascio sola, bella Topolona. Vorrei dare il golden buzz. Mamma mia, quanto sei buona. Io spero che la prossima sia la T, perché voglio solo mettere una frase da rimorchio preciso. Eccoci qua. Titolo clickbait per video YouTube: ho trovato le mutande usate di mia sorella. Guarda tutto il video per sapere di cosa sanno. No, vabbè. Posso scriverti quando mi servono i tuoi clickbait? Va bene, quando vuoi. No, ma porca mignotta. Bertra, se lo leggi tu sembra solo masturbazione. È vero, ho fatto sesso con Bertra. Segreti hot. Bello. Ho speso tot. 3. Ho speso 10.000 miliardi 6, di euro. 9. Mi sa che 12, 13, sì, 10 milioni di miliardi di euro? 10 milioni, 10 mila miliardi. Hai fatto il cazzito al coglione. Scusa, ma cagare allora, Berta, Dio caro. Ho mangiato i fagioli che sanno di scoregge, consigliati da Regge, e sono andato all'ospedale. Bellissimo anche questo. Bellissimo, questo è geniale, questo è geniale. Bello, bellissimo. Bello. Ho bevuto un barile di varechina, prank. Questa la capiamo io, Berro e Rage. Sì, perché ma serve capirla, cioè, nel senso... Sì, perché prima, mentre vi aspettavamo, io ho detto, no, io mi sto drogando, e Berro fa, ma ti stai bevendo la varechina? Uguale droga, la varechina è droga, ragazzi. Non è proprio, però circa. Comunque, Berro, prank finito male, manca. Sì, è vero. Ma è che Gone Wrong sembrava troppo citazione quella di prima, non volevo fare il copione. E posso dire anche cosa è sbagliato? Devi mettere un punto interrogativo alla fine, perché... Vero. Perché non è vero, non magari dire due che punti errore, interrogativi, capito? Alla fine ho venduto una foto dei piedi a 100.000 euro. Non è uno scherzo, ma non, oggettivamente plausibile. È vero, se fossi un creator che può vendere i piedi lo farei. Beh, qualcuno perché vuole poi comprare le foto dei piedi in chat? Sì, se sì volete. Posso dire, a me hanno chiesto numerose volte di acquisire foto dei miei piedi. Sì, anche a me. Però purtroppo posso dire, non c'è mai stata una cifra che ho detto dai. Raga, ne vale la pena, cazzo. Scusate, io ho avuto l'esperienza più bella della mia vita l'altro giorno. Uno mi scrive in DM e mi fa: vuoi un regalino? Boh, sì. Mi ha mandato 10 euro su PayPal. No. Oh, no. E poi mi ha detto: vuoi continuare la discussione su Telegram? Mi ha detto: no, a posto così, grazie, bro. No! No! Però è stato bello. Abbiamo... Però... T'ha agganciato con 10 euro. No, dai. Tutte le parole a forza. Dai. Possiamo skipparla, dai. No. Io la sto facendo. Scusate se respiriamo a stessare.
Ah, ecco, vedi quello. Che cazzo ridi? Me lo passate zentorno come Mario. No, vabbè. Erta, volevo tirare un flame sulla Z animale. Però ho deciso che l'eleganza è la virtù dei forti. Capisco. Quella beta. Vero. È un momento difficilissimo. Tu sei il mio momento difficilissimo. Non è una cosa positiva che mi stai dicendo. Ma per molti sì, in realtà. Ho visto certe relazioni. Usa Totta, pensalo in inglese. Capirai meglio. Flame gratuito, non sei simpatico, Bertra. Non hai capito un cazzo, coglione. Oddio, scusate. Tipico la Z, cosa c'è? Minchia, no, la svegliati. Ah, niente, vabbè. Facile. Ragione. Adesso io non so se il nome è completo. Cazzo, un marchio non mi viene. Manca a me. Ma io ne ho messo uno, ma non so se è un marchio, quindi okay, dopo sì. Controlleremo. Ok, ce l'ho fatta. Ragazzi, ho messo la frase per rimorchiare con la Z migliore del mondo. No, la mia è più bella. Porca, sono troppo forte. Sto sicura. Io ho finito, eh. Ah, ma no, siete delle merde, Totta, ma sei una testa di cazzo, Totta! No, errore, network error, please try letter and send us a message to email. Ma come, sono saltato? No, ci trovi? Tu chiamate l'ambulanza. Ma ha crashato! Mamma mia, che fallito, no? Ma sei impazzito, ma infatti, raga, non sono stata io, è stata lui che crashava. Uh-huh. Vabbè, niente, allora, vado. Andando avanti, nomi, Zagato. Non è un nome. Zagato è un cognome. Non è un nome. Non vale. Ci hai provato. Puoi non insultare Cock, per favore. Bene, un cognome. Oh. L'hai finito di simpare, brutto coglione. Grazie, è una Zagato dobbiamo togliere, perché vabbè, cazzo toglietemelo, toglietemelo. Non è un nome. Perché Zagato? Ma chi cazzo ha deciso sta roba? Che non è un nome? Perché no? È un cognome. Perché non è chi cazzo se ne frega? Ma come, chi cazzo se ne frega? Axel, hai perso il punto del gioco? Ah, scusate, è vero, il nome. Qual è il punto del gioco? Zeus, Zeno, Zara. Chi è che si chiama Zara? Sentiamo. Mia cugina australiana. Da Trieste fino a Zara. Ma perché mi hai detto di... Ma perché vi state mettendo di noi? È un nome Zara. Mai sentito. Anche Zagato. Ma ragazzi, no, Zara esiste. Mia cugina si chiama Zara. Zara è un nome, serio? Porca troia. Ok. Chiara, sta qua è come Nova, che tipo quando non sa cosa dire mette dei parenti a caso che si chiamano così. No, serio. Mia cugina si chiama Zara. Io ho conosciuto oggi una persona che si chiama Zara. Va bene. Certo, Era l'energumeno palestrato dentro all'ascensore. Va bene. Infatti toglie. Quello di un pezzo, quello con i capelli verdi, non so se avete presente, ecco. Ma hai rotto il cazzo di fare queste cose per prendere più punti, no? Oh, è giusto! Zaccaria, Zendaya e Zlatan. Non l'ha scritto nessun altro, però, dai. Zlatan, che cazzo? Zlatan Ibrahimovic. Allora, ma non è il cognome? Zappatore. Zappatore non è un cazzo di lavoro. Neanche la zoccola, se per questo si dice sex worker. Guarda, io e Cock. Si dice sex worker, state diminuendo il valore. Hai ragione. Anche zoccola. In gergo zoccola. Il gergo, esatto. Zuzzurellone non è un mestiere. Questo è quello che pensi. Animali. Zuzzurellone non è un mestiere. Animali. Zibetto. Ma aspetta un attimo, lo zarofolo, che cos'è? Oh no! Cosa? No, ma sei perché un cialtrone? Zarofono? Tu lo sai che sei un cialtrone? Nessuno! È la definizione di cialtrone proprio. Ah. Zaltrone. Animali, zibetto, zanzara, zecca, zebra. È un zibetto? È un animaletto lo zibetto? È tipo lo zibellino, però più grande. È tipo un ermellino, è un musteli. Lo zibetto è un animaletto e lo zibo è un animale?
Esatto. E lo zippo è un accendino. Che cazzo, scusate, allora? Non è effettivamente un mustelide, ma è un viverride. Ah, beh, certo. Ah, è l'animale, ah, dal quale, è l'animale con il quale si fa il caffè più costoso al mondo, perché lui mangia le bacche di caffè, le caga fuori e poi ci fanno il caffè più costoso in assoluto. Ah, si chiama così, oh, questo animale. Cioè, conoscevo la storia, ma non il nome dell'animale. Non so, è lui. Va bene, allora, grandioso. Zanzare schifose, spero esplodano e si estinguano. No, ma ti odio, ti giuro, ti odio. Io già piano. Non ti sopporto. Cazzo. Zebra, zanzara, zebra. È una cosa cibi in comune, ragazzi. Zeppole, zucchero, zucchine, zenzero, zucca, zabaglione, zucchina, zucchero. Minchia, zucchero. Zucca, come ha fatto a venirmi in mente? Zabaglione. Zucca. Io vi giuro che più guardo la lettera Z e meno penso che sia una lettera. No, io sto vivendo questa cosa. Ragazzi, non è una lettera, è un gruppo greco. La Z maiuscola non dovrebbe esistere, mi sta facendo. È orribile. Sembra di essere al contrario. Zano, Zano, sì, Zerator, sì. ZV Jackson, Zano, Zano, Zazzone. Chi è Zazzone? Chi è Zazzone? È il cugino dello streamer. È uno streamer. Va bene, scusami. Marchio, Zax, sì. Zara, Zachary, Zara, Za. Cos'è Zanova? Non lo so. Zero Zix. Zamboni, Zara, Zafferano. Però è giallo Zafferano. No, ragazzi, c'è una marca che si chiama Zafferano che fa Zafferano. La marca che fa Zafferano si chiama Zafferano. Quasi per rimorchiare. Zuzzorellona, vorrei farti vedere le mie palle. No! Maledetto! No, vabbè, sorella mia, quanto ti desidero. Ma guarda, siete così proprio una per l'altro. Una coppia incredibile. Dobbiamo mettere insieme. Guarda, Zeno, non riesco a smettere di fumare come io non riesco a Zeno non riesce a smettere di fumare come io non riesco a smettere di amarti. Totta, vorrei dai, che tu faccia. No, è bellissimo. Ma che gli vuoi dire? Guarda, Totta, te la do poesia vera. Grazie mille. Mi sa che Svevo è molto contento. Zenza di te non posso zozzare. Bella, mi è piaciuta. Oggettivamente bella. Per me Zobela. No. Zobela. Zobela, vuoi vedere quanto è storta la mia torre di Pisa? Bella. Bello, mi siete piaciuti. Bravi. I romani sono simpatici a volte. A volte, però. Sometimes. Titolo clickbait per video YouTube. Zorro mi ha tagliato il prepuzio. Frank epico in strada. Frank epico in strada. Il bello è che Axel l'ha fatta tipo uguale. Zorro ha affettato il mio cazzo. Ma io lo sapete, io e Berto siamo fratelli di Counter-Strike. Assoluto. Zano ha dato fuoco a mia madre. Zero, tutto quanto ho guadagnato. Zappando la terra in Alaska per un mese. Estremo. Porca troia, sei estremo. Zoologo sorpreso a fare sesso con una giraffa. Ci sono un po' poche maiuscole per essere un titolo clickbait. Non le metto mai le maiuscole, infatti, dovrei. Male, dovresti. Zorro arriva a casa mia. Io sto ripensando a Zorro affettato il mio cazzo. Zorro. Il prepuzio. Il prepazio. Sborro, la tua spada di giustizia che sbura. Minchia, Zborro, che ricordi, ragazzi. Che ricordi, Zborro. Mamma mia. Stupendo, stupefacente. Stupefacente come voi tutti ospiti di questa live. Bellissimo. Oh, grazie, amore. Tranne Kokesh, ovviamente. Ehi, grazie. Vai. No, ma Zborro effettivamente ha vinto su tutto. Zborro. E ha vinto Rages. Mamma mia. Zborro. Addirittura. Eh sì. Almeno siamo sopra Kokesh. Noi Totta, noi assolutamente noi. Sul podio, assolutamente noi. Solamente noi. Io come faccio ad essere sesta che ho fatto tutto perfetto? Ma perché fai schifo al cazzo? Due domande, cogliona. Oh, allora, rotta in culo innanzitutto, dici meno, però di tua madre. Guarda, che mia madre mi sembra più giovane di te comunque. Cos'è questo astio, questo... Ma ci vogliamo bene. Un ambiente super ostile. Totta, spostaci. Ecco, no, non fate sesso, vi prego. Ora devono litigare. È il momento del sesso. È andata così, ragazzi. Del zezzo. Vabbè, quindi... del zezzo. Quindi ora voglio fare l'ultima. Dai, facciamo l'ultima con meno categorie, così è più speedy. Con una lettera che magari sia fattibile, non lo so. Sì. Anche. Tipo, togliele la Z, la H. Metti solo categorie meme, per favore. Metti solo categorie meme. Ditemene un po'. Allora, lascerò
Frasi per rimorchiare, titolo clickbait, ditemene altre, vai, vai. Vabbè, vaffanculo, raga. Va bene così, così, basta. Direi che così va bene. Ora, li risposto su, ragazzi, si sono calmati? Sì, no, secondo me stanno facendo violento IRP adesso. Li ridirizzo e fanno, sì, ehi, sto Kokeshi, muovendo il mio cazzo davanti alla tua faccia. Ehi, Kokeshi, cosa stai indossando ora, in questo momento? Sì, guarda, mi spoglio lentamente. Eccoci, abbiamo fatto sesso. No, avevamo dubbio. Veloce. Dio, ci avete messo poco. Mi sono un po' imbarazzato. Oh, fatti i cazzi tuoi. Rotti in culo. Capito. Mica stiamo al Guinness dei primati qua. Io infatti. Oh, coglioni, mi dite delle categorie meme o siete stupidi? Scusate. Siamo stupidi. Io sono stupida. Io vabbè, mi devo ragazzi. Vabbè, allora, chat, diteci delle categorie stupide. Vabbè, nel mio ti dicono le categorie, vado a pisciare. Possibili tatuaggi. Frasi per zittire Kokeshi. No, ho già messo un modo per insultare Kokeshi. No, poverino, ma lasciatela perdere. Allora, aspetta, se, visto che non voglio prendere parte in questa lotta tra lei e Axel, metti anche frasi per insultare Axel. Ok. Ma non difesa, mica. Frasi per provare a rimorchiare Bertra? No. Dai. C'è sempre frasi per rimorchiare. Ma abbiamo appena fatto sesso e ci riprovi già con Berta. Ma parli la mia ex, porco di... Frasi che puoi dire sia a letto che in chiesa. Merda come l'ho doggiata la bestemmia, porco... Ragazzi, ma è difficilissima sta roba. Non cioè... ci sta, non posso, non ci sta abbastanza. La categoria è troppo corta. Ma toglietene una, cioè, troppa roba. Ok, ce l'ho, ce l'ho. Okay, partita pronta. Andiamo, ragazzi. Ma aspetta, devo joinare? No. Eh sì, adesso vi mando il link, scusate. Okay. Infatti, sbrigate, coglione. Totta, ti giuro su Dio che ti do un bacio in bocca lunghissimo. A me. Chi te sei in culo, questa di cazzo? Ma che palle. Ma brava, Cocca, vai con chi ti tratta male. Avete fatto la categoria. Anche tu mi hai trattata male fino a mo', Ma io ci ho provato a trattarti bene, tu continui a trattarmi male, quindi mi sono unito allo schieramento dell'odio. Vabbè, adesso trattiamoci bene. Va bene. Scambiatevi il segno di pace, ragazzi. Ma che ci mando del link? Sì, l'ho mandato, tipo scusa. Quella copertina con Kokeshi che si stringono la mano, adesso siamo di nuovo best friends. Sì, uguale. Chi è che manca? Io scusa. Volevo andare a prendere acqua. Troppo tardi, a quanto pare. Ok. Niente acqua, non berrai acqua. Okay. Ma che è sta finestra? Bertra. Cosa? Madonna santa. Bertra. Cosa? Non deve essere politicamente carico. Oddio, sto mettendo una parola per insultare Axel con la G e sarebbe stato sbagliato. No, sarebbe stato bravo, sbagliato, ho detto. Non l'ho fatto, bravo, ovviamente. Problema non so che scrivere, mannaggia la mignotta. Prendi madre, smettila, dottoressa. Che cose difficili hai messo? Un modo per insultare Kokeshi. Frasi letto e funerale, cos'è? frasi che puoi dire sia a letto che al funerale, solo che non ci stava. Ma io non lo conosco così bene Axel da tipo insultarlo. No, tranquillo, te lo tanto io non conosco neanche così tanto Kokeshi in realtà, però con Kokeshi almeno un paio di volte ci ho giocato, con Axel... Ma perché non riesco a scrivere? Con Axel mai, no? Ma capito? Abbiamo giocato un sacco di volte! Lo so, sto memando... 10! Ragazzi, io sono veramente... No, dai, ti prego! 7! Dai, stai buono! Non sono capace! 6! Non mi funziona la tastiera, raga, non mi funziona la tastiera! Aspetta un attimo! 4,75, 4,51, 4,27, 4,1, 4, 3, 2, 1...
0,5. Porca di quella. Raga, avevo fatto durare 10 secondi, tipo quanto un intero rapporto sessuale. 10 secondi. Ammazza, troppo. Giuro, lo so. Questo è un Guinness. Troppo. Frasi per rimorchiare. Ehi, bella, guarda qui. Questo fa tutto il giro intorno al mio bacino. Oh. Una cintura. Un'importante cintura. Una cintura. Giuro che mi ricordi mio padre. Scopiamo. Bello. Daddy issues. Porca troia. Gran troione. Ti ho visto che passavi di qui. Splash dentro di te. Faccina. Grande i testicoli. Posso toccare. Guarda quanto mi si sono inturgiditi i capezzi. Già, 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 no, 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 leggi, no, l'intonazione giusta, leggi, già, l'intonazione, dai, bellissima, giusta, dai, già, 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 grazie mille, grazie mille per aver portato il tuo culo qui. Oddio. Titolo clickbait. Godo mentre una ragazza mi saluta su Discord. Ho dovuto pulire tutto. Gioco con le valvole del gas. Hot. No, mi fa ridere perché ultimamente lascio le cazzo di cose del gas accese. Porco giù, un giorno esplode. Garibaldi ha sconfitto il fascismo. Ora parlo io. Che cazzo c'entra Garibaldi? Ma sei coglione, Axel. Lo so che non c'entra niente. Volevo scrivere il finanziamento, però mi arriva brutto. 150 anni prima. Che cazzo. Non volevo scrivere. Ha sconfitto il risorgimento. Non avrebbe fatto ridere. Guardo mia sorella di nascosto. Ha infinito male. Eccoci qua. Guardo un fiume in Amazzonia con le ciabatte, mostruoso. Guardate che ho comprato al sexy shop. Bello. Guadagno milioni vendendo piedi di gnomi. Ho riso. Ho oggettivamente fatto il haha funny gaming. Modo di insultare Kokeshi. Gatta morta. Gatta morta. Già che ci siamo, vi ricordo che conosce una gran figa. Ma Gandalf del cazzo. Perché Gandalf? Perché è vecchia. Gilf. Ma come Gilf? Ma che stronzo. Guarda quei capelli scuri, stavi meglio. Karen, scusa, non vedeva il gioco, non avrei mai voluto. Codomo si è assolutamente... Io non so se tra l'altro Kokeshi naturalmente è bionda o altro, quindi non so. Comunque devo dire che quella di ferro bronzo non mi offende, quindi non vale. Grande, okay. Hai fatto l'artista con i capelli blu. Bello, bravo Rage, mi è piaciuto. Frasi dell'Istituto Luce. Grazie all'impegno dell'Italico Slancio siamo riusciti a raggiungere i 100.000 seguaci. Il 100.000, bellissimo. Questo in realtà è tipo un post di ringraziamento di un randomico influencer. I 100.000 seguaci, però, un creator del 39. Giuramento d'acciaio. Già abbiamo vinto, magari potrebbe accadere di nuovo. Ma quando? Quando è successa questa cosa bizzarra? Grazie all'ultima manovra economica, da domani tutti potranno avere gratuitamente un secchio di Moplen. Cos'è un Moplen? Il Moplen è un tipo di plastica che andava nei primissimi anni 90, tipo. Vabbè, troppo, dai. Oh, troppo. Alta cultura, comunque. Cioè, ferro, questo è veramente troppo. Nicchia. No, questo è vecchiaia, vecchiaia, vecchiaia. Allora, tu devi sapere, Bertra, che io ho un parente molto vicino a me, ok, che è molto incline a questo tipo di cose politiche, quindi io... Queste robe, ok, le conosco e le so a memoria praticamente, quindi ti giuro che di queste robe... Ferro è un simpatizzante? No, è un acculturato, suo malgrado. Grande, viva la luce, Reggio è andato grande, bellissimo, grandi, top grande. Sinova questo round l'ha assolutamente skippato. Gli era crashato. Era qua che gli era crashato? No. No, era prima. Ops. Frasi per insultare Axel. Guarda che non te la dà Kokeshi. Giuro che ho visto pieni più piccoli, dai. Anche vabbè. Qua. Girandola del cazzo. Hola. Giullare di corte. Gargamella dei miei stivali. Già finito. Grinder. Grinder perché Grinder? Hai sbagliato però. Hai dovuto togliere la E. No, intende proprio quello là, tipo per sminuzzare il fumo, capito? Okay. Frasiletto e funerale. Guarda come sei rigida. No, beh, è scritta la stessa cosa mia. Giammai, cos'è giammai? Poi stampato maiuscolo, poi.
Girami. Ma a quando ad un funerale dici girami? Ma infatti, volevo finire di scriverlo, ma qualche testa di cazzo ha premuto stop. Qual era il tuo seguimento di girami, scusa? Me lo sono dimenticato, la DHD. Sì, sì. Totta dice, già finito? Carino. Godo, godo, uguale. Godo, godo. Finito. Bravo, io ero quello che aveva già finito. Bellissimo. Vai, confermiamo tutti. Confermiamo. Nova eliminato, tipo in rosso. Nova, sì, è stato no, barrato. Barrato. Paura adesso. No! Mi piace troppo comunque il silenzio del tryharding, è veramente sì, interessante. Wow, così tryharding che neanche fa della finta no, risata infatti. Quando interrompe no, il silenzio. No, zero, zero. Sto tryhardando così fatta. Tanto che neanche ti ho sentita. Cioè. Ok. La 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 la. Mamma mia. Io mi scuso già con Kokeshi. Scusate, sono troppo simpatica. Chi beve più vino campa più del medico che glielo proibisce. Ma che cazzo? È una frase sua. Non mi mente un cazzo dell'Istituto Luci, La mia penso sia molto worth comunque. Sull'Istituto Luci. Ok, bellissimo, raga. Sono molto fiero. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Che cazzo state facendo? 1, 0. Uè figa. Uè figa. Allora, quasi per rimorchiare. Uè figa. Uè figa, ti faccio vedere quanto sono comodi se i posteriori del suvettino. Ci sta. Tremendo. Mamma mia. Dite tremendo, dite tremendo. Vai, rinuncio. Sì, 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 che fregno. Onesto. Bello. Onesto, onesto. Ma coniamo i nostri colpi. Per esattezza, diciamo così, potresti pronunciarmi quel ush per... Sì. Che fregno. Uniamo i nostri uniamo i nostri corpi sotto la luce delle stelle. Che mi sono caduti i coglioni, guarda. Io vorrei un attimo dire che le ragazze di questo party hanno scritto rispettivamente ush che fregno, usti che figa, urca che zinne. Cioè c'è un pattern molto definito in questa cosa. Berro invece ha detto romantico con te. Usami subito e spesso. Wow. Ok. Mommy issues. Io ti ricordo che una volta in Portogallo. Boh, niente, vai ecco. avanti.
Sono nella Spagna. Quelle tette devono essere veramente pesanti. Se vuoi te le reggo io. Bellissima. Io gliela darei dopo una delle. Io vorrei dare il golden point a qualcuno e lo avresti tu, Reggio, sappilo. Condivido, condivido, bellissimo. Titolo clickbait per video YouTube. Un senza tetto mi ha fatto un pompino per 10 euro. Ora ho l'HIV. Perché? Due punti C minuscola. Assoluto. Uber mi ha rotto il cazzo. Vi racconto cosa mi è successo. Mi dissocio. Un cane ha mangiato le palle di Bertolo durante l'escursione. Le salverà. Perché le salverà? Perché? Cosa ti ho fatto? Non credo le salverà. Niente. Però. Uno youtuber mi ha dissato. Uzbekistan o Libano? Giro tra le più grandi coltivazioni di... Non è un bel titolo, non so di cosa sia. Se metti tipo una foglia a 5 punte, magari devi mettere anche la copertina. Ah. Non è che... ah, giusto, lui pensa a tutta la parte dei metadati. Lui è bravo. Vedi. Uomo nudo si siede sul treno vicino a me e caga sul sedile. Questa l'ho letta su Roma Today. Caga sul sedile. L'ho letta su Roma Today qualche giorno fa. Io eh? Amo Roma Today. Davvero? Sì. La cosa bella è che potrebbe non essere un titolo clickbait, ma una roba che le è successa tipo esatto. L'altro ieri. Ma è successo. Un calabrone è entrato in casa mia. Indignatissimo. Cioè, una roba calabrese. È il mio insetto preferito, il calabrese. Vabbè, posso dire che questa non è clickbait. Che cazzo sì, me ne frega se un calabrone è entrato in casa. Va bene, ok. Vai a dire a Ciccio, dai. Vabbè. Vai, forza. Vai a dire quei milioni di views se non è clickbait. Vai. Un modo di insultare Kokeshi. Una triste donna. Così. Ultra mega topa. Unisci tutti i brufoli ed esce un'autostrada. Ma perché? Porca io non ho brufoli, brutto fottuto. Porca troia. È il motivo per cui l'ho scritto, amo, perché so che non ne hai. Ah, ok. Allora sei perdonato. Che bellissima ragazza, Karen. Io, in quanto donna, ti sostengo e ti supporto. Grazie, Totta. Che delusione, Totta. Urpettina abbiamo messo su fianchi. Oh! Grave. Allora una volta... qua devo mettere un attimino un disclaimer. Per qualche motivo volevo tipo farle un commento sulla faccia, sul naso, non mi ricordo cosa, ma qualcosa nella mia testa mi ha detto che lei è sensibile sulla cosa e mi sono inventato un'altra parte del corpo, ma non so come sono fatti i fianchi di Kokeshi. Cioè, io sono terrorizzato. Io vorresti saperlo. Io neanche lo so. Cioè. Karen, ti va di farmelo scoprire? Eccoci, ti mando una foto del culo. Ecco, grazie. Grazie. Oh, sono geloso. Sì. E Reggio lancia il carico da 20. Una volta eri simpatico. Minchia. No, Reggio, vaffanculo. Frasi dell'istituto. Un bicchiere di olio di ricino e un manganello fan del birbante e uno studente modello. Vabbè, ma si avvicina pericolosamente a effettivamente un proverbio fascista che è libro e moschetto fascista perfetto. Così, altra cultura. Kokeshi dice mi piace, io lo provo, io lo provo. È il famoso grido di battaglia delle truppe, no? Giusto. Uniamo il nostro popolo con il regno d'Albania. Vabbè, è successo. Uganda? Ottima idea. Ottima idea. Che cazzo? Ussari alati e catafratti sono tecniche superate. Da oggi si ritorna all'italica testuggine di scudi. Wow. Oggi Berro ha deciso di essere acculturato. No, vabbè. Vincere. Oh, no, mi dispiace. Io te la fa ridere, ma te la tolgo. Perché? No, dai. È il Golden Buzz. È il Golden Buzz. Io ti do il Golden Buzz, Codo. Vinceremo. Una volta si stava meglio. Fisso. Classico. Frasi per insultare Axel, uomo che non distingue i colori, il Mao. Coglione. Un tipo di feccia di cui non mi preoccupo. Unisciti ai maiali che sei come loro. Vabbè, Axel, manco a far così. Ma ti sei insultato da solo, Axel. Madonna. Scusate, però... guarda l'arcomalino. Ultra stupidino e... ultra stupidino e uccello discreto. Uccello discreto. Ultima volta che te lo dico, sei un coglione, bello. No, uccello di scherzo è il miglior insulto che puoi fare a un uomo. Ma Karen, ma porca puttana. Cosa?
Vabbè, così. Vabbè, non fa niente. Uomini duri come te ne ho conosciuti pochi. No, accipicchia quanto fa male. Uccipicchia. Ma perché non siete un canale pro bestemmia qua? Basta di cazzo. Bertra, dillo che te lo censuro. Vai, dillo che censuro. No. Usami per pulire. Scusa, a un funerale quante volte dici usami per pulire? Axel, a che funerale di merda sei stato? Ma Axel non ha capito il gioco. No. Guarda, stavo per sparare una bozza talmente grave a me stesso che avrebbe tarpato l'umore della streaming a tutti. Quindi apprezzate il mio silenzio. Ok, grazie. Ah, adesso sono comunque più triste, quindi... Una volta andai con mio padre. Urca, mi sa che ho stretto troppo. Ultima volta che vengo, adesso posso metterlo dentro. Molto bello, molto bellissimo, bello. Complimenti. Non so che altro dire. Non so che altro dire. Ragazze, le daltonico non legge bene le frasi. Siete simpatici a prendere in giro una persona per le sue disabilità. Sì. È la lettera sbagliata. Non vi azzardate. Sto per fare sei risposte tutte uguali, lo sai, vero? Non vi azzardate. Dai, mi state facendo perdere il tempo. Non vi azzardate. Dai. È difficilissimo, Pertra. Dimmi. Ho solo così tanta paura per te. Non riesco a fare altro. Cazzo, un modo per insultare Kukishi. Ah, devo trattenermi. Non vale scrivere nonna. Cazzo. No, volevo dire un'altra cosa io in realtà. Fatto. Ma come è fatto? Fatto, già ragazzi. Fatto. Già fatto. No. No. Ma cazzo sta la U? 10 sulla tastiera. 9, no, perché è tutta sballata. Tra la Y e 8, la I di solito. 7, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No, 100. No, ah, cazzo, vabbè, è troppo difficile comunque. Frasi per rimorchiare. Napoli è bella, ma mai quanto le tue poderose mammellone. Oddio, non ho finito la frase qui. Ok. Karen ha scritto N. No, ha scritto N puntini. Quindi c'è un sottinteso, secondo me. Non vedo il paesaggio dietro perché mi sono perso nelle tue tette. Ok, già due sulle tette. Già due sulle tette. Scusa, Bertra, mi rifai di nuovo il rumore della faccina? Cioè, gran parte di queste frasi per rimorchiare sono tipo, non lo so, un biglietto diretto per la questura. Sì, assoluto. Ne dovresti parlare con il fruttivendolo di quei meloni che ti ritrovi. Questa ne sa, Grazie. Narrami del peli di Achille, l'ira funesta, baby. Madonna, per oggi ti sei svegliato pelide, storico. Mi sono mangiato il dizionario, perdonate. È vero, del pelide. E io che ho detto? Cioè, non lo so, la letta... Ehi. Neanche ti ho vista e ho bellissimo. Bellissimo. No, ma mi piace, preferisco l'ermetismo, Bertra, sinceramente. Vero. Sì. È un haiku. Ha immaginazione. Neanche ti ho vista e ho. sì, mi piace. Non vorrei dirtelo, ma quello non è la cintura. Plagio, chiamo il plagio, signori, chiamo il plagio qua. È vero.
Questo è violento plagio, bastardo. Di cosa? Ma di chi? Bastardo, questo è plagio. Io ti denuncio per violenza perché voglio tipo plisare Berta, Berta, quindi no. Sì, chiamami Daddy. Plagio perché l'hai detto a qualcuno, Berta, no? Capito? Sì. Napoletano mi ruba il Rolex, giro nei quartieri spagnoli da solo. Bellissimo. Nespola mi ruba la bicicletta e la vende al mercato. Chi è Nespola? Infatti. Come è il mio cane. Io ho messo. Scusate. Scusami Axel, ma, no, ma per caso Nespola è andata al Pigneto a vendere la bicicletta? Non ho capito. Ho detto in codice Morse, te l'ho detto. Non doveva andare così. Che cazzo vuoi, Bertra? Nah, tuo amore. Non lo aprirei. Ma no, è completamente defunto. No, ma sì, è... c'è ghostati, è andato via. Probabilmente sì, si sta facendo... Si sta stregando sulle foto. Vai, Bertra. Nottetempo, il famoso autobus di Harry Potter è uno scam. Ma che cazzo di titolo clickbait è? Che video di merda, vaffanculo, non lo aprirei mai. Non riesco più a vedermi il pene. Video. Non ci credo. Mi hanno regalato una PS5 gli Avengers. No, 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 Rage, no. Perché non la so questa? No. Allora, Axel, immaginati questa scena. Tu sei un giovane ragazzo che purtroppo non sta molto bene ultimamente e sei, vabbè, devi stare un po' in ospedale, ma i tuoi genitori ti hanno detto che uscirai presto. No. E un giorno sei felice perché arrivano i tuoi supereroi preferiti e ti portano un regalo. Oddio, sì, sì, si fa molto... No, ragazzi, non mi fa ridere, è terribile. Orribile. Bellissima, grande rage. Andiamo. Un modo per insultare Kokeshi, Nerchia Lover. N? Sei un po' monotematica, devo bisogno... Non voglio insultarti, io ti voglio bene anche se non mi apprezzi e mi ignori. Eccoci coglione, qua. Fallito. Oh, fallito. Ma è la prima volta che non la insulto. Ne vai fiera? Spero di sì, sei pazzesca. Wow, il fascino della tedesca, cos'è? Cazzo, minchia, vabbè. Un pezzo della mia pesca, frutta fresca, scusate. Netturbina della spicchio, domenica. Berta, uno spicchio, merda. Sì, oggi no, con le cid non sono forte. No. Va bene, voglio bene, giusto, comunque. No. L'unico no, che mi tengo. Insulta ormai è Bertra, è rimasto solo sì. Mi hanno detto mettete la categoria e poi fanno tutti i sottoni. Va bene, mi ricorderò. Il turbina della domenica pure non è un gran complimento, però. Vabbè, è anche un insultore, dai. Infatti, se era nel turbina a Boder mercoledì, era peggio. Sì. In chat dicono, ma Totta c'è scritto frasi... Ah no, ma ho sbagliato, sono stupido, niente. Ho letto un commento che non faceva ridere. E smetto di fare YouTube, Twitch. Bertra, calmo. Ma perché hai dovuto screziare questo poraccio che ha scritto in chat dicendo che non faceva ridere quando sei tu che hai capito male, scusami. No, perché pensavo facesse ridere. Mister Krabs, mi dispiace. Bertra è un fallito. Non è vero, non è vero. Bertra pensa che facciate ridere a volte. Napoli è stata finalmente... Ah no, scusami Bertra, di fare la vocina. Napoli è stata finalmente annessa al Regno Italico. È perfetta sta voce. Sì, io se mai succederà avrò un posto di lavoro assicurato comunque. Ufficiale. Se mai succederà. Non ho paura di perdere assieme alla Germania. Non ho paura di perdere assieme alla Germania. Con la bandiera LGBT. Con la bandiera fantastica. Ci pensavo fosse un'altra. Pensavo fosse la bandiera albanese, scusate. Ma sei scemo? Ah, sì, ma sei un coglione. Questo è un daltonico. Questo è essere stupidi. Vabbè, ok. No. Nottetempo abbiamo condotto un assalto sottomarino. Viva i sommergibilisti. Oh, ma tu ce l'hai questa cazzo di nottetempo? Nottetempo. Porca è vero, cazzo, la seconda volta non me ne sono neanche reso conto. Però è vero. Scusate, questo non è più con la voce dell'annunciatore, ma è, cioè, non credo esiste più la vera volontà di no. Noi. Sembra tipo Primo Levi che fa qualche tipo di discorso motivazionale. Non è una super Madonna, volontà. Karen. Non sei simpatica. Come no, XD è simpatico. Però sì, per insultare Axel, napoletano. Per me non è un insulto. Per me sì. Per Axel, non sì. Servono parole per esprimere quanto tu mi fa. Axel, vuoi dirci qualcosa? Vuoi parlarne? Parlane. Noi siamo qui questo, per te. Questo è tutto un backlash di quello che ha fatto Dotto l'ultima volta. Nerchia Superala. Normanno decaduto non esiste, non capisci i colori, sfigato. Bravo. Non capisci i colori. Brasiletto e funerale. Noto che siamo tanti qui. Ah! bella questa è carina. Non trovo il posto.
più o meno. Dai, Axel, quasi ci sei arrivato all'ultimo round. No, Codomo, Codocodo. No, non si alzerà più. Voi, amo, voi. Noi. Niente è esploso. Troppo noi, amo. Non può essere finito così presto. Sei carina. Sono fan. Belli, bravi. Siete tutti bellissimi. Ragazzi! Ma di nuovo pari merito, tocca al segno del destino. Adesso vengo a casa tua e limoniamo. Basta, Bertra, così mi fai soffrire. È stata zitta fino adesso per dire sta troiata. Comunque lo va a zero, godo. Vero. Vabbè. Ciao! Allora, di solito... Chi di voi resta in live, è vero? No, io stacco. Sto esplodendo il cervello. Pure io, ragazzi. Ma tu non sei in live? Ah, pensavo... pensavo che esce da qua. Sei in culo? Vogliamo essere tuoi amici, scusa. Oh! Basta, sono offesa, inculatevi. Ciao. Ma quindi che cazzo resta in live, Berro? Mi sa nessuno. No, detto tra 5-10 minuti stacco. E vabbè, 5-10 minuti tacco. No, ascolta, devo fare un placement. Non mi fare la cosa che poi devo fare un placement. La roba che mi farebbe sparsità. Un placement. Ma scusa, è meglio se fai un placement che ci sta tanta gente, scusami. Dai, ragazzi. Dai, raga, allora andate tutti da Berro mentre fai il placement. Sostenete. Se volevi farmi sentire a disagio, Totta, io vabbè. Come ti chiami? Berro Fronzo e basta? Sì, come cazzo mi devo chiamare? Cazzo ne so, cioè, Berro Fronzo Official, allora, Berro Fronzo sono proprio io. Allora, tra Kokeshi che tipo manco sapeva che ero su questa piattaforma e te che non sai come mi chiamo veramente, sono offesissimo. Ragazzi, mi raccomando, ora voi dovete fare quello che dovreste fare normalmente ogni volta che c'è un placement da ognuna delle persone. Voi andate in live, fate il punto esclamativo che vi dirà, cliccherete il cazzo di link, se avete i soldi fate usufruirete tutto, del servizio, fate. Farete quello che serve, se no anche solo cliccare aiuta le persone che devono lavorare. Io sto a parlare che brava Totta, grazie. Anch'io devo ricordate di fare